Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Mi sentite un po' col naso chiuso perché ho appena mollato 18 starnuti, infatti non so come procederà poi questo video, mi bruciano anche un po' gli occhi. Allora, torniamo a noi. Questo è il video in cui vi mostro tutti i rossetti che posseggo. Non sono centinaia, non sono 50, non sono 20, ma sono 14, è già un bel numero. Essendo io una persona molto volubile, tutte le volte in cui mi vado a truccare, vado a realizzare un make-up, cambio sempre il rossetto. Quindi capite bene che è difficile che io riesca a portarne a termine uno, perché li cambio praticamente sempre. Tra l'altro non mi trucco neanche tutti i giorni, quindi appunto portare a termine un rossetto è difficile. Quindi io adesso vi mostrerò tutti quelli appunto che posseggo. Ho realizzato un trucco neutrale, nel senso che ho messo correttore, cipria, terra e un po' di burro cacao e mascara. Vedete, ho fatto anche le sopracciglia, nel senso che sono andata un pochino a ripassarle. Ho messo degli orecchini abbastanza neutrali, ho raccolto i capelli in una coda alta che mi piace da pazzi, non so se mi sta bene, ma non importa. E appunto vado a mostrarvi, vado a provarmi tutti i miei rossetti, così potete vedere la resa del rossetto su un viso truccato ma con un trucco neutrale e vedete voi con che ombretto ad esempio potete abbinarli. Mi sono spiegata? Spero di sì. Credo che andrò a stoppare per ogni rossetto il video, perché questo video appunto lo realizzo da sola, non ho l'ausilio di Simone che mi taglia appunto che taglia appunto il video, il filmato, ma mi sto troppo perdendo. Niente, vi mostro i miei rossetti, facciamo così. Allora, partiamo dal primissimo. Questo qui è uno degli ultimissimi che ho acquistato, è della linea MAC di Avon ed è il colore Blushing Beauty della linea Epic Lip. Ve lo vado a mostrare così, non so se lo vedete. Eccolo qui, c'è diciamo la scritta MAC, ha un odore di pompelmo molto molto gradevole e adesso me lo vado a provare. Mi sono munita di specchio, qui il mio specchio, questo qui illuminato. Chissà se io mi illumino, se c'è un po' di luce anche. No, non cambia assolutamente niente. Mi sono munita di salviette struccanti per fare il cambio di rossetto. Dove sono i fazzoletti? Fazzoletti per togliermi il burro cacao, che ne ho messo una quintalata. Ok, e allora adesso vado a mostrarvi tutti i rossetti. Comincio da questo qui, MAC. E ok, e mi è caduto il fazzoletto, quindi questo è da buttare. Molto bene, vedete che non sono in grado di fare questi video? Io l'avevo detto. Vabbè, mi provo questo MAC. Ok, eccolo qua. Questo qui è un color malva. Proviamo a togliere il parasole, magari lo vedete di più. No, non vedete una mazza. Benissimo, Silvia, fai le prove in diretta. Ok, eccolo qui. Questo è un color malva. È un rossetto che rimane molto molto cremoso, non si secca mai perché comunque non fa parte dei rossetti matte, mi piace, è confortevole, lo porto praticamente sempre in borsa perché secondo me è uno di quei colori che si può adattare bene a un qualsiasi tipo di trucco. Quindi questo qui è un colore che mi piace e promuovo e tra l'altro mi sono accorta che deve essere, è una di quelle sfumature di un colore che a me piace molto. Adesso vi renderete conto che rossetti con questa sfumatura ne ho diversi. Bene. E quindi questo è Epic Lip Avon nella tonalità Blushing Beauty. Spero che lo possiate vedere bene. Ok. Secondo rossetto che vi vado a mostrare è questo qui della Nuba, il numero 326. Ve lo faccio vedere. Bene, questo è un rosso. Secondo me questo è il tipico rosso classico, un rosso classico, ecco. Me lo metto. Allora, questo non è facile da mettere, eh? Macchia da matti. Ok. Penso che possa rendere l'idea. Eccolo. Quindi questo è il rosso 326 della Nuba. Mi piace tantissimo, non lo indosso spesso perché è un colore che attira abbastanza l'attenzione, proprio un rosso vivo, rosso, rosso scarlatto, ecco. Forse questo è il termine giusto. Mi piace veramente tanto, questo lo vedo bene, lo indosso molto volentieri, lo vedo bene quando si ha una riga di eyeliner o
Ala di Gabbiano? No. Com'è che si chiama l'eyeliner con l'aletta? Vabbè, o l'eyeliner nero con l'aletta o proprio solo anche un trucco così, cioè super neutrale, magari forse un pochino più di blush o di terra e poi il rossetto così, mi piace, dà proprio, cattura proprio l'attenzione su di sé e sulle labbra, ecco. Per quanto riguarda appunto le performance di questo rossetto, sono un po' rimbambita in questo video, ma si capirà. Mi piace un sacco, dura parecchio sulle labbra, tende ad asciugarsi. Non è un rossetto matte, ma non è neanche un rossetto cremoso. Tende ad asciugarsi. Quando mangiate non va via del tutto, va via in maniera abbastanza uniforme e vi rimangono comunque le labbra abbastanza macchiate. Adesso che ci penso, forse avrei dovuto provarlo per ultimo. Comunque, adesso tanto con le salviette lo vado a rimuovere. È un rossetto che mi piace, ce l'ho da 2 anni, non l'ho usato tantissimo, non l'ho consumato tantissimo perché appunto ve l'ho detto, è un rosso molto impegnativo, cioè bisogna essere, diciamo, ben predisposti ad attirare l'attenzione su di sé, sulle proprie labbra, ecco, mettiamola così. Comunque non mi dispiace. Alla fine di questo video avrò le labbra tutte spaccate. Allora, procediamo poi con il terzo rossetto. Il terzo rossetto è questo qui della Miss Broadway. Eccolo qua. Bellissimo il pack ed è un viola. Questo è proprio un viola perlato. Mi piace molto, anche questo lo utilizzo abbastanza spesso e me lo vado a mettere. Ok, eccolo, è proprio lui. Questo è un colore che utilizzo abbastanza spesso e me ne frego abbastanza dell'abbinamento, perché è un colore che mi piace talmente tanto che anche se sono truccata di verde, di azzurro, me ne frego e me lo metto lo stesso. E, cioè non è proprio così che andrebbero usati, andrebbero abbinati almeno a un trucco occhi. Però a me questo piace talmente tanto, mi mette talmente tanta allegria e di buon umore che tendo a utilizzarlo comunque fregandomene appunto del trucco che ho. Tra l'altro, messo così questo rossetto con un trucco così neutrale non mi fa impazzire, devo dire lo preferisco con degli ombretti magari caldi, ecco. Comunque non mi dispiace, questo è un rossetto che rimane molto 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 cremoso, però non ha una durata infinita, ecco, se mangiate ve lo mangiate tutto, ecco, non è matte, non vi rimangono le labbra macchiate, è un rossetto che comunque lo metti per quelle 2 o 3 ore, poi quando mangi lo toglio, comunque viene via e poi va riapplicato. Comunque mi piace molto questa tonalità, non vi ho detto il colore, cioè scusatemi, non vi ho detto il numero ed è il 5, non so se lo vedete. Ottimo, mi piace veramente tanto. Anche la stesura di questo prodotto è molto molto facile perché è morbidissimo. Mentre invece quello precedente della Nuba Rosso è un po' più duro, più pastoso come texture. Ecco, mentre invece questo è molto molto morbido. Anche questo mi piace. Quarto rossetto, rossetto molto 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 impegnativo che sinceramente mi sono pentita di aver acquistato ed è l'Avon Matte, quindi della linea Perfectly Matte Electric Pink, quindi un rosa Barbie, proprio il rosa Barbie per eccellenza. Vedete, l'ho consumato abbastanza, devo dire la verità. Questo qui mi capita di metterlo, sapete quando vado al mare sono un pochino più abbronzata, quindi magari mi trovo in spiaggia, ho gli occhialoni da sole, sono un pelino più abbronzata, anche senza trucco me lo vado a mettere. Però è un colore molto 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 impegnativo, ma lo vedete anche voi. Ed è tra l'altro anche duro, quindi anche questo, come quello lì della Nuba, rosso e pastoso. Quindi è in grado di sottolineare tutte le rughette, tutte le pellicine che avete, anche quelle più piccole. Quindi proprio con questo bisogna avere le labbra perfettamente idratate perché sennò va a enfatizzare un sacco tutti i difetti delle labbra. Allora, è un colore di cui mi sono pentita perché per il semplice fatto che è difficile da abbinare, ma è anche difficile starci bene. Io, per esempio, quando metto questo rossetto, lo dico sinceramente, non mi piaccio perché non è il mio colore. Forse sono troppo pallida, forse ho le labbra troppo carnose, non lo so. Comunque, è un rossetto che non mi piace, non valorizza le mie labbra. Mi piace di più, come vi dicevo prima,
quando vado in spiaggia, quindi quando me lo porto al mare, quando ho gli occhiali da sole che sono un po' grossi, sono un pochino abbronzata sul viso, anche senza trucco mettere un velo di questo rossetto mi piace, mi dà quel qualcosa in più. Ho anche delle foto che avevo fatto 2 anni fa, prima di sposarmi a Sanremo, in cui sono struccata, ho gli occhiali e ho questo rossetto, lo riconosco tra mille perché è un rosa baby, è un rosa Barbie e quindi si riconosce. No, mi sono pentita, tornassi indietro prenderei un altro colore, assolutamente sì. Comunque è questo qui. Confortevole? Non tanto, devo dirvi la verità. Essendo matte, tende a seccare parecchio le labbra. È impegnativo, tende a seccare le labbra, è molto molto pastoso nello stick, quindi insomma questo non è il rossetto che consiglierei. Qui bisogna proprio avere il trucco adeguato, forse anche le labbra adeguate, non lo so. Non mi fa impazzire, questo non lo consiglierei. Quinto rossetto, Yves Rocher Rose Somptueuse. È un matitone rossetto che mi piace molto, sempre sul tono del rosa, rosso rosa. Beh, ecco, questo forse lo posso definire color magenta. Proviamo a vedere. Questo mi piace tanto perché è un colore. Mamma mia, sono andata un po' fuori dalle labbra. Perché è un colore cremosissimo e che rimane anche molto molto lucido. Questo mi piace, potrebbe addirittura essere scambiato, secondo me, per un lucidalabbra colorato. Perché rimane molto lucido, molto cremoso, non si assorbe mai. Anche questo quando mangiate va via, questo è sicuro. Però appunto colore versatile, a me piace. Per esempio col trucco che ho oggi non mi dispiace. Vediamo senza parasole come rimane. No, non si vede una mazza. Faccio le prove in diretta, come vedete. Comunque questo rossetto mi piace, mi piace un sacco. L'avevo pagato sui 10 euro, però mi ricordo che l'ho preso a Trento, quando sono andata in luna di miele con Simone, appena dopo essermi sposata, perché non mi ero portata rossetti dietro, quindi me lo sono comprato lì. Bello, mi piace. Sesto rossetto, parliamo di un Avon Color Trend, scusatemi, che mi sono pentita di aver acquistato anche questo ed è il Violet Friday, non so se lo riuscite a vedere, che è questo colore praticamente improponibile, un color cadavere? Sì. Ecco, questo è il rossetto che io non ho mai messo per uscire. Lo posso tranquillamente dire perché non mi sta bene. Mi rendo conto che non mi sta bene, ma dove devo andare messa così? Sembro veramente un cadavere, no, non mi piace, è molto cremoso, mi piace la resa dei rossetti Color Trend di Avon, anche se è la sezione, diciamo, economica, però non trovo che abbiano, che siano di basso livello, assolutamente no, non mi piace proprio il colore, ho proprio sbagliato a prendere il colore, questo lilla chiaro, no, non mi piace. Non mi piace, non lo uso mai per uscire, l'ho usato qualche volta per girare dei video, sicuramente li avrete visti, mi avrete visto con questo colore, però non mi piace e anche qui bisogna avere il tono della pelle adatto, il trucco adatto, forse anche la forma delle labbra adatte, no, non mi piace, questo non lo consiglio. Settimo rossetto è di Kiko ed è un rossetto in penna ed è il numero 2, si chiama Soft Lip Pen, un rossetto durissimo, adesso vediamo se riesco a stenderlo perché... Vedete che ha come si dice, questo applicatore in spugna, come se fosse l'applicatore di un ombretto. Questo è un colore che non mi fa, che non mi dispiace, no, non mi fa impazzire, non mi dispiace assolutamente, anzi, mi piace molto, però secca le labbra come se non ci fosse un domani. È scuro, non so se rimane in polvere, non so la tecnologia con cui è sviluppato, ma... Secca le labbra in una maniera improponibile. Anche questo l'ho girato, ce l'ho girato, l'ho utilizzato per girare dei video, ma non. No. Non lo posso usare troppo di frequente perché io ho le labbra sempre screpolate. Se utilizzassi questo prodotto tutti i giorni avrei le labbra perennemente rotte. Il colore non mi dispiace assolutamente, come vi dicevo prima, alla fine è un bordeaux, forse con una punta di viola al suo interno. E questo è mattissimo, quindi se voi non avete problemi di labbra screpolate, vi piacciono questi colori scuri, è il rossetto ideale per voi. In realtà quando mangiate qualcosa va via, però
un po' rimane, cioè diciamo va via in maniera uniforme e non va del tutto via, ecco, non so se mi sono spiegata, un pochino rimane sempre. Praticamente vi va a colorare le labbra, non lo sentite, è impalpabile. Se aspettate un pochino, forse no, non mi ricordo più se questo qui stampa o meno. Sì, un pochino stampa, quindi no, non potete baciare perché non si asciuga mai del tutto. Non mi dispiace, però la formulazione è decisamente troppo troppo secca per le mie labbra. Non so neanche se l'ho messo giusto. Nello specchio lo vedo bene, qui nell'anteprima sembra che l'ho messo un po' fuori, però comunque mi sembra di averlo messo bene. Non è un rossetto che consiglierei alle persone che come me soffrono di labbra screpolate. Ottavo rossetto, questo mitico Avon Color Trend nella tonalità Beige Star, praticamente direi un marrone perlato. Anche questo l'ho utilizzato tantissimo e per diverso tempo me lo sono portato proprio in borsa perché è uno di quei colori che secondo me, questo forse in primis, sta bene con tutti i make-up. Secondo me, eh. Mi piace molto anche con questo di make-up. Questo è un color marrone perlato, marrone beige perlato. A me non dispiace assolutamente, dà un riflesso dorato alle labbra, sì, va un pochino a enfatizzare le rughette delle labbra, però comunque a me non dà fastidio, è un colore che mi piace e porto molto volentieri. Infatti anche questo, come vedete, è abbastanza utilizzato, ecco, non so se vedete, tolgo il fazzoletto dalle palle, ok, mi piace molto. Questo qui è cremosissimo, quindi mangiare con questo diventa impossibile, nel senso che vi va subito via. Comunque un rossetto confortevole, non va a seccare le labbra ed è, come vi dicevo prima, appare quasi addirittura come se avesse sulle labbra un lucidalabbra, perché dà questa finitura lucida, questi riflessi dorati che potrebbero ingannare e appunto sembrare un lucidalabbra, un gloss, ecco, mi piace, soprattutto col trucco che ho oggi, così sui toni neutrali, quindi solo un po' di terra, mascara e rossetto, mi piace, questo lo promuovo assolutamente sì, secondo me un rossetto di questa tonalità è giusto averlo nel proprio mix di rossetti, ecco. Questo lo consiglio, sì. Mi piace. Un rossetto sempre dell'Avon Color Trend. Questo qui si chiama Amethyst ed è molto simile a questo viola qui 05 della Miss Broadway. Infatti, non ho capito come mai ne ho presi due molto simili tra di loro. È un color ametista, direi un color malva perlato. Forse un pelino più chiaro di quello lì della Miss Broadway, però comunque il concetto è quello. Siamo sempre sul malva. Qui la finitura perlata proprio la fa da padrone. Adesso va di moda dire shimmer, metallico e tutte queste cazzate qua. Per me rimane sempre perlato, ecco. Vedete? Quindi è un pelino più chiaro di questo qui. Questo era un viola. Adesso ve li faccio vedere da vicino tutte e due. Vedete? Metto dietro la mano, ok. Quello della Miss Broadway è più viola e questo qui tende a essere un pochino più chiaro, però comunque secondo me il concetto è quello, rossetti cremosi, un pochino perlati, appunto sui toni del viola malva. Anche questo non mi dispiace, però tra questo e quello lì viola della Miss Broadway mi trovo ad usare con più frequenza quello lì della Miss Broadway, forse mi piace di più, mi garba. Decimo rossetto Avon Color Trend tonalità Choconess, quindi un marrone matte che mi piace da matti. Questo mi piace veramente tanto, ve lo faccio vedere da vicino. Non lo utilizzo spesso perché secondo me questo qui va abbinato a un trucco adeguato. Questo sapete quando mi piace utilizzarlo? Quando realizzo quel make-up in cui appunto utilizzo l'ombretto della IT Style, quello lì marrone bronzato, il sole se n'è andato, molto bene, marrone bronzato, poi con la riga di eyeliner ad ala, nera, matita nera dentro l'occhio, un bel po' di terra e poi metto questo rossetto qui. Come avrete notato, io in questo video non ho fatto il contorno labbra a ogni rossetto. Non ho fatto il contorno labbra con le matite perché non ho
una matita labbra abbinata ad ogni rossetto. Quindi a volte mi capita di fare il contorno labbra con una matita neutrale di questo genere, tipo la Amore Pink Pastello di Neve Cosmetics. A volte il contorno non lo vado neanche a fare. Allora, questo rossetto mi piace tantissimo, il colore caldo, credo che mi stia anche abbastanza bene, ma non con un make-up di questo genere. Con un make-up di questo genere molto molto neutrale, un rossetto così scuro a me personalmente non piace, non mi fa impazzire, non lo vedo adatto a me, ecco. Se invece avessi magari un ombretto bronzato, marroncino, ma anche matte, non deve essere per forza perlato, shimmer. E poi appunto la riga di eyeliner e l'occhio contornato di matita nera avrebbe già un altro senso, mentre invece così non mi fa impazzire. Comunque questo è un rossetto confortevolissimo. Tra tutti quelli matte che ho provato, devo dire che questo non è così tanto screpolante, disseccante, quindi mi piace. Però ci vuole appunto il trucco viso adeguato, ecco. Questo lo consiglio, anche secondo me, anche in questo caso, scusatemi, il marrone è un colore che bisogna avere nella propria collezione di rossetti, ecco. Non so come facciano le vere YouTuber a girare video di questo genere perché ho le labbra che mi stanno andando a fuoco dopo 10 rossetti. Poi, undicesimo rossetto, ve l'ho fatto vedere anche questo da poco perché è un nuovo acquisto, è dell'Avon, della linea Perfectly Matte, ed è il Vibrant Melon, che è in assoluto il mio colore preferito di rossetto. Non so se mi sta bene, probabilmente non mi sta neanche troppo bene, però comunque mi piace, è un rossetto che sa di estate, sa di allegria, mi piace. Eccolo qui. È praticamente un rosso fragola con una punta di bianco al suo interno, ve lo provo. Ah, c'è qualcuno che si è svegliato? Patata. Niente, si sta facendo gli affari suoi. Anche questo enfatizza le pellicine come se non ci fossero domani. Quindi è necessario idratare le labbra proprio alla grande. Ok, eccolo qua. Messo anche un po' fuori, mi pare giusto. Bene. Questo è il Vibrant Melon di Avon, bellissimo, un colore che sa di estate, un colore che sa di tropicale, che sa di spiaggia, che sa di allegria, un colore vivace che ovviamente però anche in questo caso ci vuole un trucco abbinato, perché un trucco neutrale così sul viso con un rossetto del genere, no, preferirei qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più colorato sugli occhi, magari anche una matita colorata, una matita viola, magari anche solo nella rima esterna inferiore, perché così sa di poco. Comunque è un colore che mi piace tantissimo, direi che è il mio colore preferito, tra i rossi è il mio colore preferito, mi piace moltissimo. Rosso fragola, anche questa è una tonalità che secondo me bisognerebbe avere nella propria collezione di rossetti. Proseguiamo. Dodicesimo rossetto, Anastasia Beverly Hills in tonalità Dead Roses, quindi rose morte, che bello il nome che gli ha dato Anastasia Beverly Hills. Questo fa parte di quel set di rossetti che ho comprato da Sephora nell'ultimissimo periodo, l'avete forse probabilmente già visto l'haul Sephora, me lo vado a provare, questi sono rossetti matte. Eccolo, ok, questi sono rossetti che io ho già provato, ho già utilizzato diverse volte, mi piacciono abbastanza ma anche questi vanno a seccare le labbra, durano abbastanza devo dire, non si asciugano mai definitivamente nel senso che se stampate, se provate a baciare qualcuno stampano, per cui sono matte ma fino a un certo punto, sono matte nel senso che seccano molto le labbra, comunque come resa sulle labbra mi piacciono, sono abbastanza facili da stendere, non sono troppo pastosi, ma non sono neanche troppo scivolosi, troppo cremosi. Mi piacciono, ma mi piacciono con un trucco un pochino più strutturato, non con un trucco così semplice, così essenziale, ecco. A voi vi piace? L'ha chiamato rose morte, l'hanno chiamato rose morte perché effettivamente secondo me smortisce un po' la persona. Adesso io se guardo le labbra dall'anteprima, se mi guardo allo specchio, tendo che, non lo so, non mi fa sembrare in salute, ecco, questo rossetto con questo make-up.
Forse avessi un make up più strutturato, un pochino più complesso sugli occhi, magari anche un po' di blush rosa, sarebbe diverso, però così effettivamente l'effetto malato è dietro l'angolo. Per cui questo non lo so se lo consiglio, ma andiamo avanti. Tredicesimo e penultimo rossetto, ed è questo qui di Anastasia Beverly Hills, si chiama Spice. Fa sempre parte dei matte. Ho dovuto mettermi un pelino di burro cacao perché ho le labbra che stanno andando in fiamme. Quindi me lo tolgo un po' e mi metto questo Spice. Questo sembra essere un marroncino un pochino più chiaro del Chocores di Avon. No, ritiro quello che ho detto. Questo è decisamente un nude. Questo è decisamente un color labbra. Sapete quei rossetti che si chiamano My Lips But Better? Ecco, questo qui secondo me fa parte di quella categoria lì. E devo dire che non mi dispiace. Ecco, questo è un rossetto che ad esempio col trucco che ho oggi, quindi trucco neutrale come vi ho già ripetuto 47 volte nelle clip precedenti, questo è un rossetto che mi piace perché è colore delle labbra però un po' migliore, diciamo un pochino più uniforme. Mi piace. Questo è un colore che consiglio, un nude che sta bene su qualsiasi tipo di make up, più o meno come quello lì dell'Avon Color Trend Beige Star, quel marrone perlato. Secondo me invece questo qui, questo nude, ci sta benissimo. Questo per esempio adesso, tra l'altro tra poco devo uscire, lo terrei addosso. Peccato che ne devo non misurare, devo provare l'ultimo per farvelo vedere. Questo mi piace un sacco, promosso, mi garba. Quattordicesimo e ultimo rossetto è questo qui di Anastasia Beverly Hills, sempre della stessa collezione, che si chiama Kiss. Non l'ho mai utilizzato, la prima volta che lo provo con voi, ed è un nude molto simile a quello precedente che vi ho appena mostrato, però ancora più chiaro. Proviamo e vediamo. No. Questo va a schiarire le labbra. Ecco. Le prime pellicine. Questo non è tanto un nude, ma è un po' come quel rossetto Sephora che mi va ad annullare le labbra, quello lì di cui mi sono sbarazzata, non so se vi ricordate, il lip stain numero 33 di Sephora che mi andava ad annullare il colore delle labbra, quello lì era esagerato. Questo va a schiarirle di un tono le labbra, non mi piace, ovviamente. No, forse potrebbe andare bene col trucco che indosso oggi, cioè tutto sommato non sta male, però non, in genere i rossetti che vanno a schiarire troppo le labbra a me non piacciono, non lo so, probabilmente io non ho i colori adatti ad avere un rossetto più chiaro del tono delle mie labbra, lo preferisco più scuro, quindi questo non mi fa impazzire e niente. Non lo consiglio assolutamente. Sembra che io abbia le labbra proprio di questo colore e non mi piace, no, non mi garba. Bene, il rossetto, qui la GoPro è scarica, il video è finito, fatemi sapere qual è il rossetto che vi è piaciuto di più, scusate se sono stata magari un po' confusionaria nella registrazione delle clip, ma è la prima volta che giro un video di questo genere da sola, per cui fatemi sapere qual è il vostro rossetto preferito tra quelli che ho indossato. Fatemi sapere quanti rossetti avete voi e di che colori li avete, quali sono i vostri colori preferiti. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti perché ci tengo ad avere un confronto con voi, ma soprattutto a leggere le vostre opinioni. Mi fido molto perché so che siete persone intelligenti. E non lo dico per ruffianare, ma lo dico perché lo penso. Un abbraccio, un bacio, mi va per traverso. Vado a mettermi 1,5 kg di burro cacao e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!